Ok ragazzi, nuovo video. Oggi parleremo di un tema che uscirà tra poco su Yaf Store Yamamoto, sulle piattaforme Yaf Store Yamamoto, come articolo che abbiamo scritto e preparato, che credo sia molto interessante e super sconosciuto, comunque poco considerato, sia quello delle recovery abilities, ossia le capacità di recupero che abbiamo da un determinato stimolo, da un determinato allenamento. Allora, perché sono importanti? Cerchiamo di entrare nel tema e di capire che cosa rappresentano, eccetera. Allora, primo punto, che cosa crea l'ipertrofia? Che cosa porta il corpo a creare l'ipertrofia? Generalmente è l'applicazione del principio del gas, del Seiler, cioè il principio della sindrome dell'adattamento generale, ossia quando un sistema, un organismo riceve uno stress, c'è una prima fase di allarme in cui riceve questo stress e metabolizza in questo modo questo stress, quindi entra in allarme, una seconda fase di adattamento in cui avvia tutta una serie di processi per adattarsi e un'ultima fase eventuale, laddove lo stress fosse troppo forte, di esaurimento, ossia il corpo non riesce ad adattarsi. E quello del gas è un principio, se vogliamo, darwiniano, nel senso che è un principio di adattamento della specie all'ecosistema. Per fare un esempio extra salapesi, pensiamo semplicemente all'abbronzatura. Vado al mare, il mio corpo riceve uno stress, un input esterno, quindi si avvia una fase di allarme perché riceve l'input dei raggi del sole, quindi avvia tutta una fase di adattamento che poi porta all'abbronzatura. Ora, se io semplicemente sto poco al mare, vado per gradi perché è il primo sole, allora si esaurisce tutto quanto qua, quindi il mio corpo si abbronza, si adatta e quindi è in grado di sopportare al meglio la luce del sole. Se invece esagero, sto dalle 11 fino alle 5 spaparanzato sul lettino e sono bianco cadaverico come sono io, allora interverrà pure l'ultima fase, che è la fase di esaurimento, cioè il corpo non riesce ad adattarsi allo stressor che a questo punto è troppo alto e quindi conseguentemente divento rosso come un'aragosta, un peperone che dir si voglia. Quindi questo è un po' il principio. Quindi, secondo questo principio, sostanzialmente il corpo cresce e si adatta a livello ipertrofico. Perché? Perché riceve questo stressor e appunto c'è un adattamento. E due sono i principi alla base dell'adattamento ipertrofico, ossia creare la necessità di questo adattamento, ma in secondo luogo mettere il corpo nelle condizioni di adattarsi, nel senso che se io vado a dare la necessità di adattamento con una sessione di sala pesi, ok, ho fatto il mio compito, a questo punto devo lasciare che il corpo vi si adatti. Se io in sala pesi ci sto tutto il giorno H24 per 7 giorni a settimana, logicamente il corpo non sarà mai nelle condizioni di adattarsi, anche che se sente questa necessità di adattamento. Quindi interverrà l'ultima fase, che è quella di esaurimento eventuale, lo stressor è troppo elevato. E qua entra in gioco quelle che sono le recovery abilities, ossia io non devo concentrarmi necessariamente soltanto su quello che è lo stimolo che viene dato in palestra, in sala pesi, che è fondamentale ragazzi, per carità, e lo dico sempre, alla base di tutto c'è quello che facciamo nel momento in cui entriamo, usciamo da sala pesi, ma devo anche poi concentrarmi su tutto quello che è extra sala pesi e che mi consente poi di recuperare. Perché è così importante? Facciamo un esempio. Se io vado a dare uno stimolo di 8, ok? Il mio corpo riceverà una richiesta di adattamento pari ad 8, quindi l'adattamento ipertrofico teorico sarà di 8, nel senso che il mio corpo si orienta in questo senso, ok? Ho ricevuto stimolo 8, mi devo adattare per 8. Logicamente se il mio corpo riceve uno stimolo di adattamento di 6, si muove e si sposta verso un adattamento di 6, quindi stimolo 6, adattamento 6, quindi risultati inferiori. Se io vado a dare al mio corpo uno stimolo di adattamento di 10, il mio corpo si orienta verso un adattamento di 10, ok? Quindi risultati ancora superiori. Quindi a questo punto di vista, sostanzialmente io più vado a dare uno stimolo forte e imponente al mio corpo, quindi sostanzialmente più mi spacco in sala pesi, più il mio corpo si indirizza verso un adattamento forte e imponente, quindi sostanzialmente più cresco, divento grosso. Ecco, le recovery abilities vanno a spezzare questo processo, cioè sono il motivo per cui non è vero che più faccio più cresco, nel senso che si pongono come limite di quel che realmente posso fare, ossia teoricamente è vero che più faccio più cresco, però devo anche assicurarmi che quel che faccio possa essere effettivamente recuperato al mio corpo. Se io vado a dare lo stimolo 8 ma il mio corpo ha soltanto una capacità di recupero di 7, comunque 7 è il mio limite, quindi io devo adattarmi a uno stimolo di 7, perché se continuo a dare stimoli di 8, a un certo punto vedrò una diminuzione di performance, vedrò che il mio corpo non riesce più a recuperare e dovrò necessariamente scaricare e adattarmi a questo 7. Perché? Perché le mie capacità di recupero, le mie recovery abilities sono pari a 7.
Ok? Se le mie recovery abilities sono pari a 8, posso continuare su uno stimolo di 8, ma non posso sicuramente iniziare a bombardarmi di stimoli di 10. Logicamente posso farlo nel breve periodo, però poi dovrò attuare una fase di sovracompensazione. Quindi da questo punto di vista, capite l'importanza delle recovery abilities? Sono effettivamente queste ad essere il nostro tetto massimo di quelli che sono i nostri potenziali risultati. Quindi, da questo punto di vista, intervenendo non soltanto sullo stimolo di allenamento, che è un qualcosa di cui abbiamo parlato sostanzialmente da quando è aperto questo canale, ma intervenendo anche su quelle che sono le nostre recovery abilities, possiamo decidere quelli che sono i nostri risultati, possiamo massimizzare i nostri risultati. Ok? Quindi cerchiamo di capire da cosa dipendono queste recovery abilities e come renderci conto che effettivamente stiamo recuperando. Allora, il primo punto da cui dipendono è la genetica. Ora, noi guardavo l'altro giorno insieme a Giorgia i moduli di anamnesi che mandiamo. Da quando abbiamo iniziato a fare coaching, abbiamo avuto sotto di noi, tra consulenze spot, programmazioni singole, atleti che seguiamo da quando abbiamo iniziato, quindi seguiamo da diversi anni e tutto il resto, quasi 500 casi. E posso dirvi che la capacità di recupero è variabile tantissimo sulla base della genetica delle persone. Ci sono persone che tendono a recuperare molto bene e persone che hanno bisogno di più tempo per recuperare. Ci sono allo stesso modo persone che tendono a recuperare molto bene volumi alti, ma recuperano malissimo intensità elevate, e persone che invece tendono a recuperare molto bene intensità elevate, ma recuperano malissimo volumi elevati. Ok? Quindi il primo punto su cui si basano le recovery abilities è quello genetico, banalmente, e su questo possiamo avere degli adattamenti, dei miglioramenti eccetera, sicuramente, però possiamo farci realmente poco. Secondo punto è quello del sonno. Quanto dormiamo impatta fortissimo su quanto recuperiamo. Se dormiamo poco, se soprattutto abbiamo orari tutti falsati e tutto il resto, il nostro recupero sarà molto più basso, quindi il nostro tetto, il tetto massimo dei nostri risultati andrà a diminuire tantissimo. Quindi per quello che riguarda il sonno, il nostro consiglio è di dormire almeno 8 ore al giorno e almeno 6 di queste nel periodo notturno e consecutive. Quindi magari se per questioni lavorative o di impegni, di ritmi e tutto il resto vi ritrovate a dormire magari soltanto 6 ore a notte, cercate di recuperare le altre 2 in un altro momento della giornata. A me personalmente non piace farlo dopo i pasti, ma quello che consiglio è farlo invece è prima dei pasti, perché in questo modo non andiamo a inficiare la digestione. Facciamo una pennichella prima di mangiare, ci svegliamo, mangiamo, siamo belli, attivi, energici e ci mettiamo a lavorare. Però questo è molto soggettivo, quindi cercare comunque di chiudere le 8 ore all'interno della giornata, e già da questo vedrete tanti 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 benefici a livello di recupero. Ora, un altro punto è l'alimentazione. Questo è abbastanza lapalissiano: in fasi di ipoalimentazione recupereremo meno perché i processi di recupero sono ridotti, in fasi di iperalimentazione tenderemo a recuperare di più. Questo è vero tranne che per atleti che tendono a essere molto pesanti e spingere tanto in periodi di bulk a livello di intake calorico e di aumento del peso, e in questo caso il fatto di mangiare veramente veramente tanto può impattare negativamente sui processi digestivi, far sentire l'atleta un po' più pieno, un po' più affaticato, un po' più letargico, e quindi paradossalmente c'è una diminuzione delle recovery abilities. Sono atleti che lo vedete benissimo quando iniziano ad affrontare un periodo anche di mini cut o di cut, iniziano a recuperare molto meglio, a lavorare molto meglio la performance, inizia a schizzare a palla di cannone. Però generalmente l'alimentazione di base, se siamo in ipocalorica, tendiamo ad inficiare tutti i processi di recupero. L'altro punto importante riguarda gli stressor, che possiamo dividere in stressor esterni e interni. Ora, per quanto riguarda gli stressor esterni, una giornata no al lavoro, un impegno di qualsiasi tipo che ci ha portato a trottare tutto il tempo, stiamo impallati in traffico, abbiamo litigato con qualcuno, insomma sono tutte cose che vanno a inficiare i nostri processi di recupero. Sono stressor che dobbiamo considerare nell'input quotidiano a cui il nostro corpo deve far fronte, e quindi logicamente vanno a inficiare quello che è il recupero e il tempo, se vogliamo, che il nostro corpo dedica al recupero dall'allenamento in sala pesi. E dall'altro canto abbiamo degli stressor interni, e per questo vado a rifarmi a tutte le situazioni di infiammazione, malessere, malattia, influenza, se vogliamo, tutti questi fenomeni che tendono a crearsi, problematiche di natura digestiva eccetera, che logicamente rappresentano uno stressor che il nostro corpo deve fronteggiare, e di nuovo il nostro corpo si divide e non riesce più a dedicare tanta energia al recupero dall'attività in sala pesi. E dedicherò un articolo anche sull'infiammazione per il blog Yaf Yamamoto,
e vi invito veramente a leggerlo perché può fare tantissimo la differenza sia a livello di alimentazione, di approccio all'alimentazione, approccio all'integrazione sportiva, e può fare tantissimo la differenza su quelli che sono i vostri risultati. Stressor interni, realmente c'è, per quanto riguarda gli stressor esterni realmente c'è poco da fare, nel senso che il consiglio che possiamo dare è semplicemente cercare di evitarli il più possibile o comunque non darci troppo peso. E per quanto riguarda invece gli stressor interni, di nuovo dipende dallo stressor di per sé. Curate tanto la digestione, l'efficienza della digestione, curate tanto ed evitate stati di infiammazione, di low grade inflammation, quindi infiammazione subclinica, con un'integrazione specifica, la curcumina, gli omega 3, multivitaminico, curate l'input e l'apporto di vitamine e minerali, quindi microelementi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dare un certo spazio a una buona alimentazione, quindi scelta delle fonti, provenienza delle fonti e un'integrazione sensata, orientata alla salute, è veramente, veramente importante e può fare tanto la differenza. Un altro punto che impatta verosimilmente sul recupero è il cardio. Da che punto di vista? Se facciamo cardio ad alta intensità, questo va a impattare negativamente sul nostro recupero dall'allenamento in sala pesi, quindi è un'arma che vogliamo giocarci realmente soltanto se è indispensabile. Ho dedicato un video all'attività cardiovascolare, quindi vi invito a seguirla. Però allo stesso tempo del cardio molto molto blando o anche del NEAT può essere utile per una questione di, al di là del metabolismo, attività e fitness generale, ma quindi anche una questione di miglioramento di tutti quelli che sono i processi di utilizzazione e assorbimento dei nutrienti. Io personalmente a me piace inserire della camminata, del cardio, portare fuori Nix, il cane, per chi non mi seguiste su Instagram, a fare una passeggiata dopo che ho mangiato. In questo modo non mi abbotto, i processi digestivi hanno continuano, e questo soprattutto in periodi di sovralimentazione va a stimolare il mio appetito e la mia capacità di mangiare anche una certa mole di cibo. E quindi questo è sicuramente importante, perché il fatto di poter assimilare e mangiare una certa mole di cibo favorisce tutta quella che è l'attività e la mia capacità di recupero dall'allenamento in sala pesi. Quindi il cardio c'ha questa doppia faccia, e io personalmente vi consiglio di stare quanto più attivi possibili, però cercate di trovare un limite, non superare quel limite oltre il quale andate a impattare negativamente sulle vostre capacità di recupero. Ora, come capire se state recuperando o meno è relativamente semplice, nel senso che ci sono due modi. La prima è la scala RPR, ossia la Rate of Perceived Recovery, ossia il tasso di recupero percepito, una scala che può essere decimale o su base 100, come preferite. Semplicemente viene utilizzata molto da alcuni preparatori, in cui si chiede all'atleta giornalmente o settimanalmente quanto sentono di aver recuperato. E là ognuno ha il proprio valore. Io personalmente, quando mi sento frenetico di andare in sala pesi e sfondare tutto quanto, sento di aver recuperato bene. Quando mi sento un po' più in down, letargico, prima di andare in sala pesi ho anche un po' poca adrenalina, un po' titubanza, andare e cercare di superare i miei carichi, di dare il massimo, la sento di aver recuperato poco. Però ci sono tantissimi indici: quanto vi svegliate stanchi, quanto vi sentite per esempio le gambe imballate, quanto avete voglia di far cardio, insomma, quanto vi sentite letargici durante la giornata, quanto riuscite a stare tranquilli e camminare tanto, anche magari se avete degli impegni, delle cose, insomma, ognuno c'ha il suo. Però è una scala decimale che potete utilizzare abbastanza tranquillamente e è abbastanza intuitivo da utilizzare per poter capire quanto state recuperando. Il secondo punto è quello del mantenimento di un logbook o comunque una individuazione di quella che è la vostra performance, e vedere se state migliorando. Se migliorate di performance, ossia battete costantemente il logbook, o comunque avete una performance che migliora di settimana in settimana, allora state recuperando bene. Nel momento in cui vedete uno stallo, potrebbe essere una situazione di overreaching, potrebbe essere uno stallo perché siete saturi su determinati schemi motori, quindi basta semplicemente cambiarli, però verosimilmente è perché non state recuperando bene. Quindi magari io personalmente, finché vedo che riesco ad aumentare il logbook, a migliorare sul logbook, tendo a fare qualcosina in più, quindi aumentare un po' i failure point, oppure mettere quella serie metabolica in più alla fine, quindi cerco di osare un pochetto. Quando vedo che invece non riesco più a migliorare, allora scarico un pochetto il volume, quindi mantengo sempre una buona intensità. Se mi sento proprio in palla, allora faccio una o due settimane di scarico, se no negli altri casi tendo a scaricare un filo il volume e continuo e vedo
se la performance effettivamente si riprende oppure se ho proprio bisogno di uno scarico. Quindi questo per dire, questi due sistemi, monitorateli, controllate e cercate di tenere sempre in considerazione quelle che sono le vostre capacità di recupero. Lavorateci, perché aumentandole, migliorando l'efficienza, logicamente aumentate la vostra capacità di spremervi e di dare stimoli in sala pesi e conseguentemente i vostri risultati. Quindi questo è tutto, scrivete qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se già avevate riflettuto su questo argomento. In questo modo creiamo il nostro confronto, e detto questo ci vediamo al prossimo video.